Un sabato mattina estivo particolare, direi senza precedenti da quando è presidente, in una occasione costruttiva di dialogo con i tifosi. E una cosa particolare, la prima domanda sulla squadra è arrivata dopo 40 minuti, quindi direi che c'è una tifoseria che ragiona sul medio e lungo termine su tanti argomenti trattati. È vero, anche io sono rimasto sorpreso perché pensavo si parlasse solo di squadra, di mercato, di innesti, invece no, si è fatto veramente un confronto su altri temi che, se vogliamo, sono anche più strategici, più importanti della mera squadra di calcio, e si è parlato di calcio solamente alla fine. Questa è una cosa che ho apprezzato, perché effettivamente dimostra che anche da parte della città, della tifoseria, c'è proprio una voglia di crescere insieme, di parlare di progetto, di futuro, e questo, diciamo, è qualcosa che ci sta distinguendo, quindi mi rende contento. È vero, è la prima volta che si fa una cosa del genere, almeno qui a Pesaro, per quanto mi riguarda, ci mancherebbe. È legato anche al Covid, ovviamente. Noi non ci dimentichiamo che veniamo da anni di pandemia, però finalmente si può cominciare a dialogare, appunto, con la città, con la tifoseria, a ragionare insieme. Quindi è sicuramente la prima volta che si fa, ma sono certo che ci saranno altri momenti come questo. Primissima domanda che le è stata fatta, primissimo argomento trattato, che poi ne ha seguite altre domande: come far crescere l'affezione del pubblico, che credo che sia uno degli argomenti che le sta più a cuore. Sì, questo è uno degli argomenti che mi è più a cuore, è vero. La stranezza, il paradosso, è che Pesaro è una città che vive di sport, è città dello sport, milita e anche, diciamo, a livelli importanti in quasi tutte le discipline sportive, a partire da calcio a 5, basket, rugby e quant'altro. E su calcio non c'è, abbiamo un'affezione che sta crescendo, però non è sempre stato visto come quasi uno sport di secondo livello. Diciamo nei decenni, e adesso stiamo cercando di, appunto, di risalire la china e dare al calcio a Pesaro la giusta dignità che merita. Anche la scelta di Sassarini sembra essere andata in quella direzione, si è andato a prendere un allenatore che ha legato, ha convogliato quella passione, e magari provare a replicarlo. Sì, questa è sicuramente una lettura. Quindi Sassarini è stato già qui a Pesaro e ha dimostrato di saper fare un bel gioco, propositivo, attraente, diciamo, quindi verso lo spettacolo che dicevamo prima, quindi per far ancora più coinvolgente da vedere. Quindi sicuramente da questo punto di vista la scelta di Sassarini potrebbe essere quella giusta, però non nascondo che Sassarini è stato scelto anche perché, diciamo, io personalmente, così come tutto il mio gruppo, crediamo nelle sue qualità tecniche, nelle sue capacità, nelle sue doti umane, perché comunque c'è anche una personalità importante, quindi ci riesce a dare tanto. Sono convinto che possiamo fare qualcosa di buono con Sassarini, quindi è stato scelto non solo perché è stato a Pesaro e ha fatto bene, ma perché è piaciuto, insomma, a me in primis. Altri due temi toccati: infrastruttura stadio e, diciamo, il vivaio. Io li definisco due pilastri di questa bella casa che vogliamo costruire. Quello delle infrastrutture, ovviamente, è il tema cruciale. L'infrastruttura sportiva è un tema cruciale per la nazione intera. Insomma, noi come Sistema Italia siamo indietro rispetto dal punto di vista infrastrutturale, rispetto a tante altre realtà non italiane, quindi è un tema profondo, delicato, e noi, diciamo, stiamo facendo la nostra parte. Come Pesaro ci stiamo cercando di distinguerci da tanti altri, stiamo cercando di puntare sulle infrastrutture. Il centro sportivo rappresenta un investimento importante per noi, che sicuramente farà crescere la VIS, e adesso si sta cominciando appunto a dialogare con l'amministrazione anche per ulteriori investimenti allo stadio. Se riuscissimo a completare nel giro di un paio d'anni anche il discorso stadio, veramente saremmo un'eccellenza nel panorama calcistico della Lega Pro italiana. Sulle Academy, anche lì, non ci dimentichiamo che quando io sono arrivato neanche esisteva l'Academy della Vis Pesaro. Questo giusto per dimostrare il tanto che è stato fatto anche da questo punto di vista. Noi abbiamo, è stata fondata proprio un'Academy con il mio avvento, e che è cresciuta sempre di più in questi anni, e oggi raccoglie qualche centinaia di tesserati. Quindi, partendo da zero in pochi anni, nonostante poi le difficoltà legate alla pandemia, siamo riusciti a fare qualcosa di importante. Questo per l'Academy, ma potremmo
estendere il discorso al settore femminile, al settore giovanile, la Primavera che sta avendo avuto grandissimi risultati. Già il fatto che militiamo in Primavera 3 ci distingue dalla metà dei club di Lega Pro che militano ancora in Primavera 4. In Primavera 3 abbiamo fatto un campionato di assoluto vertice, siamo usciti fuori alle semifinali playoff. Quindi dall'Academy al settore giovanile, a femminile, alla prima squadra, penso che anche dal punto di vista sportivo una crescita è visibile, insomma.